Andrea Ivanova, la Barbie umana che provoca scalpore nelle reti per i suoi riempitivi per labbra. Andrea Ivanova è una giovane donna di Burgas, Bulgaria, la cui popolarità è arrivata qualche tempo fa quando è stata descritta da molti utenti di internet come la Barbie umana, un aspetto che ha ottenuto dopo aver subito varie procedure estetiche che le hanno dato un aspetto molto diverso da quello guardava anni fa. La giovane donna, che ammette di aver messo quasi tutti i tipi di riempitivi sulle labbra, assicura anche di essere più felice e contenta del suo nuovo look, poiché, sin da piccola, sognava di avere labbra più piene. Tuttavia, ciò che ha maggiormente attirato l'attenzione della sua trasformazione sono state le sue labbra, che ha causato una vera rivoluzione nei social network e ha conquistato titoli in tutto il mondo a causa del suo volume esagerato. Andrea, che da quando ha subito questo processo di cambiamento ha moltiplicato i suoi follower sui social network, assicura di ricevere molti complimenti, ma anche alcune critiche e persone che si scherzano con lei. Non mi interessa, perché ciò che conta è ciò che mi piace. L'opinione degli altri è irrilevante. E dice che la maggior parte dei commenti negativi sono scritti da donne. Andrea Ivanova nega di essere dipendente dalle operazioni cosmetiche nonostante abbia alterato così tanto il suo corpo, sono di mentalità aperta e penso che le persone dovrebbero essere libere di scegliere. Non ci sono limiti per me. Andrea, uno studente universitario di 22 anni, è riuscito a triplicare la sua dimensione delle labbra grazie all'iniezione di acido ialuronico con l'obiettivo di raggiungere le labbra più grandi del mondo. Mi piacciono molto le mie nuove labbra, è stato difficile mangiare dopo l'iniezione e due o tre giorni dopo la procedura diventa più difficile. Non ci sono restrizioni su cosa posso mangiare. Le adoro, le loro labbra. Non sono sicuro che siano le labbra più grandi del mondo, ma sono tra le più grandi, credo, ha detto la giovane donna in un'altra intervista che ha offerto dopo la sua 20ª iniezione. La sua trasformazione è iniziata nel 2018, quando aveva solo 20 anni, e da allora non ha smesso di riempirli. Infatti, ha recentemente subito la sua 20ª sessione e ha mostrato il risultato sul suo profilo Instagram che accumula quasi 44.000 follower. Sebbene molti siano coloro che non trovano alcuna attrazione nell'ideale di bellezza di Andrea, il bulgaro è più che felice del suo aspetto e delle dimensioni delle sue labbra. Mi sento molto bene e molto felice con le mie labbra, perché secondo me, con labbra più grandi sembro più bella, ha confessato al quotidiano digitale Tesun. Prima di sottoporsi a procedure cosmetiche così estreme, Andrea aveva un aspetto completamente diverso da quello che sembra oggi. La giovane bulgara possedeva una bellezza naturale caratteristica dell'Europa orientale e come una faccia angelica abbastanza lontana da quella mostrata nelle sue foto più attuali. La 22enne Milova Ivanova, conosciuta come Human Barbie, è una giovane donna bulgara che ha trasformato la chirurgia estetica in un'ossessione, in particolare mentre mira a diventare la donna con le labbra più grandi del mondo. Dopo aver speso migliaia in costosi interventi chirurgici di riempimento, Andrea non riesce ancora a trovare il limite per impedire alle sue labbra di crescere. La cosiddetta vita reale Barbie non si basa sul suo obiettivo di raggiungere il massimo volume sulle sue labbra, nonostante abbia persino difficoltà a mangiare. Finora, Andrea ha subito un totale di 20 iniezioni per riempire le labbra, tuttavia, non è ancora soddisfatta e ha rivelato che intende iniettare di più per raggiungere una dimensione come nessun altro al mondo. La sua fissazione per apparire come una Barbie è andata oltre e persino sfida i rischi per la salute che questo potrebbe portarle. La controversa Barbie umana ha indicato di essere felice con le sue nuove labbra e sebbene questo le abbia portato qualche difficoltà nei primi giorni, non si è ancora fermata nella ricerca per realizzare la sua idea di perfezione.
Vale la pena ricordare che nemmeno il fatto che sia diventato il bersaglio di commenti offensivi o negativi degli utenti di Internet, considerando il suo aspetto grottesco, questo ha cambiato la percezione della giovane donna che sottolinea è più che felice del suo immagine. Sono contento che l'universo mi abbia dato l'opportunità a molte persone di vedermi e sapere che esisto, e voglio dire alla gente, sii felice e fai quello che vuoi, non lasciare che gli altri limitino la tua scelta, conclude. Condividi questa insolita storia con i tuoi amici e chiedi loro cosa ne pensano della bellezza.